Un piano destinato ad aumentare la disponibilità di alloggi per il comune di Rimini da 2000 a circa 2700. La prima strada è il patto per la casa della regione, con l'obiettivo di favorire l'immissione di alloggi nel mercato dell'affitto. Il comune si avvarrà di un'apposita agenzia per la locazione, costituita presso ACER, per la gestione immobiliare e la gestione amministrativa delle locazioni. I privati che daranno alloggi in affitto avranno agevolazioni tributarie come la riduzione dell'IMU, oltre a contributi per manutenzione, garanzie e spese legali e di gestione del contratto fino a un massimo di 12.000 euro per tutta la durata del contratto. Ancora il piano per 80 alloggi all'ex mercato ortofrutticolo per un valore di 15,2 milioni già presentato per la richiesta di finanziamento statale, il piano nell'area dell'ex questura di Via Bassi per 36 alloggi a cui si aggiunge anche il sostegno all'housing sociale. E ancora contributi alla riconversione delle strutture alberghiere con licenza non più attiva almeno dal 2021 in unità abitative, per dare risposta a categorie come studenti, forze dell'ordine o operatori sanitari che lamentano a Rimini affitti inaccessibili. Il patto per la casa è destinato a una categoria di cittadini che non è quella classica dei servizi sociali. Sono famiglie o nuclei familiari che hanno comunque un minimo di capacità ovviamente contributiva che, per cui possano sostenere un affitto. Il, il dispositivo è dedicato a tutte quelle persone che comunque hanno una capacità reddituale. I privati hanno un ruolo importante e partirà eh, a brevissimo un'attività di comunicazione, una vera e propria campagna che possa portare tutti i vantaggi del patto per la casa sia agli inquilini che ai piccoli proprietari. Ci sarà un'agenzia qui nel corso di Augusto che si occuperà poi di dare tutte le informazioni necessarie.